Buongiorno ragazzi! Buongiorno ovviamente dalla mia casa. Sono ancora qui, non sono tornata dai miei genitori. Oddio, sullo sfondo si vede un nuovo acquisto. Si tratta del secchio e del mocio. E vi ho chiesto su Instagram se anche voi lo chiamate mocio. Quindi credo di sì, da quello che mi avete detto. Rosa, sono entrambi rosa. Solo io potevo comprarli così. Lo so. Sono troppo extra, però devo comprare il secchio e il mocio perché servono. Li ho trovati rosa, perché non prenderli ovviamente? Comunque, oggi piove, infatti ho acceso la luce perché è super nuvoloso. Io mi sono svegliata, ho fatto colazione. Oddio, mi stavo appoggiando proprio dal lato dove non c'è lo schienale del divano. Devo ancora abituarmi. Comunque, ho fatto colazione sempre qui sul divano perché non mi è ancora arrivato il tavolo con le sedie. Doveva arrivare ieri, ma non ho ben capito. Mi sono arrivate delle mail dal corriere dicendo in consegna, però alla fine ieri non è arrivato, quindi mi sa che la consegna è partita. Ma oggi è sabato, quindi non credo arriveranno oggi, credo arriveranno lunedì a questo punto. In ogni caso, mi sono fatta portare da mio papà, che la cosa comoda è che mio papà spesso lavora qui a Milano, quindi fa avanti e indietro, e quindi mi ha gentilmente portato un tavolino che avevo nella mia camera a casa dei miei genitori. Non so se ve lo ricorderete, perché non è che faceva parte dell'arredamento principale, cioè quasi non lo mostravo mai nelle storie, perché ci mettevo sopra la stanza. Comunque mi sono fatta portare questo tavolino e lo utilizzo come tavolino del divano provvisoriamente, anche se comunque mi sta piacendo perché è tutto bianco, quindi ci sta col resto della casa. Ve lo faccio vedere, l'ho messo appunto qui in mezzo al divano. Ho messo anche sopra questo vassoio oro e questa piantina con il vaso oro e ho appoggiato qui il telecomando della TV. Sotto c'è un calendario dell'avvento, ragazzi. In questi giorni mi stanno arrivando tutti i calendari dell'avvento, quindi preparatevi perché ce ne saranno tanti anche quest'anno da aprire ogni giorno dei Vlogmas. Sperando che io mi ricordi di aprirli ogni giorno, perché lo sapete se avete visto i miei Vlogmas, che a volte mi dimentico, però in caso recupero nei giorni successivi. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questo tavolino. Secondo me ci sta bene nella casa. Aspettate che mi alzo e ve lo faccio vedere da qua. Tra l'altro, come vedete, ho anche messo provvisoriamente questo tappeto, che sarebbe un tappeto da cucina perché come vedete è lungo e stretto, però siccome non ho tappeti e secondo me con un tappeto sembra ancora di più casa, ho deciso di metterlo qui provvisoriamente. Comunque questo appunto è il divano con il tavolino, così almeno mi posso anche appoggiare per fare la colazione e mangiare. E poi qui c'è provvisoriamente questo altro tavolo che poi non sarà qua, ma è un altro appoggio ora che non ho ancora il tavolo da pranzo. Comunque, oltre a farvi vedere i vari aggiornamenti, mi devo anche preparare perché oggi arriveranno a trovarmi alcuni miei amici per vedere la casa nuova e secondo me questi amici li conoscete molto bene. Quindi adesso volevo truccarmi leggermente perché non è che dobbiamo fare nulla di particolare, però mi piace essere un pochino truccata. Ok, sono qui in bagno. Che luce! Non ho ancora lo specchio. Ve l'ho già fatto vedere che manca. Sto aspettando l'elettricista perché è uno specchio con anche la luce incorporata, quindi serve un elettricista per montarlo. Comunque provvisoriamente ho questo qui che si illumina, quindi diciamo che è abbastanza comodo. Infatti mi sono già lavato i denti, mi sono già pulita il viso e adesso voglio farvi vedere una cosa che faccio quando voglio prendermi un pochino più cura di me, quando un pochino più di tempo, tipo oggi che è sabato. Comunque la postazione del bagno è praticamente uguale a quella che avevo a casa, perché qui c'è lo spazzolino con il dentifricio, dentro questi porta oggetti con l'effetto marmo. Qui ho il mio amato detergente viso di Glossier, qui ho il mio amato Foreo Luna 3 Lilla per le pelli sensibili, che utilizzo tutte le mattine. E qui, novità, l'altro giorno mi è stato regalato, l'ho scelto io ovviamente, il profumo che ha la cannella, questo fantastico sapone per le mani di Bath & Body Works, appunto alla cannella. Quindi per ora questa è la postazione. Vi ho appoggiati sul lavandino, magari c'è anche l'eco. Comunque, con le inquadrature devo ancora prenderci la mano perché tutte le stanze sono nuove, la casa è nuova, quindi devo capire. Ho spostato il ciuffo
tuffo perché voglio andare a fare un massaggio al viso che si può fare con il Luna 3 direttamente. Ogni mattina utilizzo questo lato per pulire il viso e poi dall'altro lato, vedete, è molto diverso. C'è questa parte che appunto può fare un massaggio rassodante al viso. E io lo vado a fare con un siero e voglio provare questo qui di Farsali nuovo che non ho ancora aperto, perché non so se lo sapevate, ma la maggior parte dei sieri Farsali può essere utilizzato sia come primer prima del trucco, ma anche come siero. E questo tra l'altro è anche illuminante con all'interno acido ialuronico. Quindi aspettate che lo apro perché appunto è proprio nuovo. Questo qui, vi dico il nome, si chiama Liquid Glass, è quello grigio. Come vi ho detto, lo specchio non è al muro ma di qui, quindi se guardo di qua è perché mi voglio specchiare. Comunque lo applico. E adesso vado a collegare il Luna 3 con l'applicazione di Foreo. Vediamo se riesce a mostrarvela, eccolo qua. E questa è la cosa bella e innovativa del Luna 3, ovvero che potete scegliere il trattamento che più preferite. Ecco qui la sezione dei massaggi, potete scegliere quello che più preferite appunto. E io andrò a fare quello per il contouring al viso, quindi vi va a rassodare proprio in generale il viso e a renderlo più tonico. Quindi appunto base di siero, Luna 3, applicazione e vado a iniziare il trattamento. Non si vede. Qui c'è anche il tutorial, se sono le prime volte che lo utilizzate, vi dice proprio come utilizzarlo sul vostro viso. Ormai io comunque so i movimenti da fare perché, come vi dicevo, lo faccio quando appena ho tempo, tipo nel weekend, per fare una skincare un pochino più lunga. E in ogni caso si sta avvicinando il Black Friday. Fatemi sapere se voi avete già fatto una lista di prodotti da acquistare assolutamente con le offerte del Black Friday. Io sto facendo delle liste sempre riguardanti la casa, perché adesso che vivo qui capisco che non si smette mai di trovare cose che servono per la casa. Quindi sto dando uno sguardo tipo su Urban Outfitters, su ASOS, su Maison du Monde, tutte queste cose qua. Però devo dire che ogni anno il Black Friday diventa sempre più conveniente, quindi mi raccomando, anche per quanto riguarda il make-up ci saranno sicuramente un sacco di offerte. E tra l'altro, se vi interessa, anche Foreo sta organizzando un sacco di promozioni per il Black Friday. Quindi per qualsiasi cosa vi lascio qui sotto il link in descrizione. Sapete che collaboro con Foreo, quindi appena so da parte loro delle informazioni su sconti, su promozioni, ve lo faccio sapere, anche perché i loro device, essendo molto innovativi e gli unici praticamente ad avere questa tecnologia, non costano sicuramente pochissimo, e avere degli sconti o delle promozioni sicuramente fa sempre comodo, anche in vista del Natale, magari per qualche regalino. Ok, vi faccio vedere qui alla luce che, come vedete, ora la mia pelle ha questo effetto super lucente, pronta per un make up leggero che vada a risaltare ancora di più questo effetto glowy. Guardate la fronte, wow. E ora, siccome, come vi ho detto, non ho una postazione trucco ancora, ho spostato lo specchio che utilizzo in bagno qui in salotto per truccarmi qua, perché ragazzi, non mi sono resa conto, ma questo specchio, questo qui che si accende, è l'unico specchio che ho portato, quindi devo fare avanti e indietro tra bagno, camera e salotto per truccarmi e utilizzare lo specchio anche in bagno. Quindi ho portato i trucchi che volevo utilizzare oggi qui su questo tavolo in salotto. Qui c'è lo specchio e sto provando anche un po' di novità, tipo questi due bronzer di Colourpop che mi sono appena arrivati. Questo illuminante di Becca è uno dei miei preferiti in assoluto. Come novità super c'è la nuova palette di Nabla, si chiama Dreamy 2 ed è ispirata alla magia e ai cristalli. Questi sono i colori all'interno, bellissimi. Quindi mi truccherò con qualche colore soft della palette. E in generale questi sono un po' i prodotti che utilizzo giornalmente. Soprattutto per la base utilizzo il fondotinta di Too Faced Born This Way e il correttore di Tarte che avevo preso a Los Angeles.
Allora, dico la verità, ci ho messo più del previsto perché ho deciso così sul momento di condividere il make-up sulle storie e quindi ad ogni passaggio registravo una piccola storia. Comunque questo è il look finito, mi piace un sacco. Poi ho deciso di fare queste labbra rosa nonostante il make-up sia molto più caldo. Mi piace un sacco! E adesso è quasi ora di pranzo, fuori continua a piovere e i miei amici arriveranno nel pomeriggio, quindi mangerò da sola e poi li aspetterò. Io ovviamente ho sistemato il salotto in generale più che potevo, adesso devo sistemare anche la postazione make-up e niente, li aspetterò con molta ansia. Update! È arrivato il momento di qualche update. Mi trovo nella stanza ufficio, chiamiamolo studio perché ufficio sembra tipo un ufficio di impiegati, non lo so. Studio invece dà più l'idea che sono qui da sola ed è più creativo, diciamo, visto che registro video. Allora, lo studio è la stanza più disordinata di tutte perché è l'ultima, proprio entrando nel salotto, questa è l'ultima stanza che si vede, è l'ultima in fondo e quindi in questi giorni sono venuti i miei genitori, i miei parenti, alcuni miei amici a trovarmi per avere il salotto e la mia stanza dove dormo ordinati. Ho lasciato qui tutto il disordine, anche perché è una stanza abbastanza grande, quindi sono riuscita a posizionare tutto qui provvisoriamente. Comunque, la sezione armadio è quasi finita, nel senso che gli scatoloni che c'erano qui, non so se vi ricordate dagli altri vlog, sono spariti. Sono riuscita a sistemare quasi tutto per quanto riguarda i vestiti. Mi manca solo uno scatolone che non so perché l'ho lasciato per ultimo, non lo so. E poi mi mancano le due valigie giganti che ci sono qui per terra. Comunque in questi giorni appunto ho sistemato l'armadio, quindi vi lascio le immagini di questa organizzazione. Adesso la situazione è questa, non sembra molto in ordine in realtà, però fidatevi che c'è un senso. In realtà la cosa più soddisfacente è aprire i cassetti, devo ancora sistemare i rossetti perché buttati dentro così non mi piacciono, però questi sono i prodotti che utilizzo e sono suddivisi tra blush, bronzer, illuminanti, poi ci sono prodotti per la base e sopracciglia, le palette e i prodotti per le labbra. Qui sotto invece ho la skincare, devo dire che ha un senso. Da questo lato è skincare in realtà, mentre da questo ci sono altri prodotti makeup che utilizzo di meno, oppure sono confezioni chiuse che non ho mai aperto, quindi le lascio lì per poi utilizzare qualcos'altro. Qui infatti c'è il farsali che ho usato stamattina, che appunto prima si trovava qua perché era chiuso, mentre adesso lo posso spostare tra i prodotti che utilizzo. E poi qui dovrò dare un senso alla cosa. In realtà vorrei mettere dei cestini tutti uguali per poter mettere all'interno i prodotti che mi arrivano per lavoro e che devo provare appunto per fare dei video, delle recensioni, quindi questo sarà dedicato a questo gioco di parole, mentre gli altri due cassetti dovrò riempirli con le cose di ufficio, ecco di nuovo la parola ufficio, nel senso scartoffie, documenti, raccoglitori, quaderni, agende, tutte cose che mi servono e non è a fuoco, perché non prende a fuoco? Ok, tutte cose che mi servono per scrivere, comunque legate ai documenti, alle cose molto noiose. E poi c'è la scrivania che deve ancora essere riordinata, direi di sì. Però dai, a parte questo, anche questo sgabello provvisorio, adoro, non farà parte dell'arredamento finale, non vi preoccupate. E lì c'è la famosa scatola di vestiti che ancora non ho finito di aprire, l'ultima che devo sistemare. Ho troppa fame, non ho ancora mangiato e quindi non so più parlare perché sto pensando solo al cibo. Infatti adesso chiudo. Questa è l'unica anta che non si illumina perché ci sono le mensole, quindi la luce avrebbe illuminato solo la prima mensola in alto, però quelle dei vestiti
si accendono. Bellissimo. C'è ancora un po' di casino, devo dire la verità, quindi ve lo farò vedere una volta finito, però sappiate che sta andando bene, diciamo. Altra cosa, qui sul letto ho provato ad appoggiare questo cuscino che in realtà è del divano, perché secondo me serve per forza un cuscino qui in mezzo, che sia di una forma diversa rispetto a quelli che uso per dormire, che poi in realtà ovviamente ne uso solo uno per dormire. Adesso questo lo devo riportare sul divano, perché il divano sembra spoglio senza almeno tre cuscini. Però devo cercare su qualche sito, magari anche in vista del Black Friday, qualche cuscino da mettere anche sul letto. Ora portiamo questo sul divano. Vedete, ora il divano è veramente troppo spoglio, anche perché è molto grande, cioè ci stanno veramente tipo 6 persone sedute, e quindi servono un sacco di cuscini, che poi è il mio sogno, perché io adoro i cuscini, quindi ne dovrò prendere almeno altri 3. Non so voi, comunque qui sotto, mi raccomando, sto vedendo un video di Gaia, mi raccomando, ora che pian piano la casa sta prendendo forma e io devo scegliere le ultime decorazioni, le ultime cosine, scrivetemi nei commenti tutti i consigli che volete. Eccola qui, ovviamente mi sono fatta una piadina, tonno, crescenza e insalata. Queste sono le mie bellissime posate oro, questo è il mio bellissimo piatto, questa invece, questa tovaglietta qua l'ho presa un sacco di tempo fa da Maison du Monde. Qui c'è il mio bicchiere dorato di H&M Home, e mentre mangio mi guarderò l'ultimo episodio, nonché quello finale della serie di Shane Dawson e Jeffree Star. Quindi buon appetito! Eccoci qua! Ale, ciao. Dani, ciao. E sottofondo la tosse di Tiago. Ma Tiago? Ma Tiago, stai bene? Eccolo! Salve, buongiorno. Allora, devo subito dirlo, Dani e Ale mi hanno fatto un regalo. Ma certo, ma per forza. Ma non dovevate! Ma per celebrare questa nuova casa. No, mi hanno fatto un regalino per la casa, ve lo faccio vedere. L'ho già messo in esposizione. È un cestino barra porta frutta barra centrotavola. Centrotavola. Nero, perché hanno detto, Dani ha detto, vabbè, facciamolo parlare, che sapevano che io adoro l'oro nella casa, però hanno pensato che il nero potesse essere un po' diverso. Molto rischiosa questa cosa. Hanno rischiato, devo dire la verità, ma ce l'hanno fatta, hanno azzeccato, e infatti l'ho già messo qui sul tavolino in salotto. Ve lo faccio vedere. Eccolo, ci sta anche la piantina perfetta. Adoro. E adesso cosa facciamo? Allora, non so, è la prima volta che veniamo da quando la ragazza si è trasferita. Sì. E quindi l'avevate visto spoglio l'appartamento. Spoglio, così. Non è ancora completo, no. Diciamo. Mi ha chiesto anche se le porte le metto, lascio così. Lascio così, è un po' brutalista. No. No, e niente, adesso passeremo un po' del tempo insieme, chiacchiereremo, chiacchiereremo. Poi ceniamo insieme. Che bello, sei autoinvitato. Guardiamo un film. Ah sì, perché Ale mi ha detto che dovevamo inaugurare la mia TV con un film con loro. Okay, tu lo sapevi questo? No. È stata una conversazione privata. Sì, sì, è vero. Infatti non ho ancora visto nessun film, solo serie TV. Okay. Ma hai già scelto cosa vedremo? No, ma Harry Potter, no? Ah, non l'ho mai visto. Vabbè, comunque volevo solo sapere cosa ne pensavi del mio appartamento. È davvero molto bello. No dai, di la verità. No. Posso essere sincera? Sì. A me piace tantissimo. Proprio uno spazio super cosy, super accogliente, molto caldo, proprio letteralmente. Sì, ma caldissimo. Però bello, no, mi piace tanto stare qua. Mi piace la faccia, mi piace il vibe della zona. La faccia, che bello, è tuo Ale. Brava. Grazie. Tanto, condivido. Oh. Basta, taglia corto. Invece tu, Tiago, adesso che l'hai visto finito. Oddio. Scusa, cosa ne pensi? Allora, io l'ho già visto, io l'ho vista nascere. Vabbè, ma cosa ne pensi? Adesso che la sto vivendo. Oddio. Adesso che la stai vivendo, cosa devo dire? Mi piace. No, dai, a parte gli scherzi, mi piace, l'hai fatta bene, fa troppo caldo. Lo so, voglio spogliarmi anch'io. Infatti, come fai, Ale, con questo collo? Ah, ecco. Adesso ci spogliamo tutti. Cioè, fa un po' troppo caldo. No, io no. Oh, sono felice. Poi vi rinviterò quando ci saranno ancora le porte. Il tavolo per mangiare, Ale, che voleva mangiare sul tavolo. Era una richiesta normale. Sì, hai ragione. Ale ha questo desiderio di mangiare sul tavolo. Senti,
anche Alessia dietro. Mi stanno arrivando. Ok, top. Infatti mi sa che stasera sarà meglio uscire a mangiare, no? Sì, va bene. Siamo appena tornati dalla spesa. Siamo andati a farla perché adesso capiamo se poi usciamo anche a cena rispetto a quanto abbiamo fame. Ma intanto facciamo un bel aperitivo. Esatto. E quindi utilizzerò i miei vassoi che ho preso apposta. Super excited. Per gli ospiti. Quindi ovviamente le focaccine alle olive, questa ha solo un'oliva purtroppo. L'altra è caduta, lì. Ma ce n'è un'altra senza oliva però. Bene. Sono buonissime queste. Hai anche delle topoline che ci mettono le patatine? Certo, ce le abbiamo. Rispondi tu? Nei piatti fondi. Oh, sei pazzo. Ok. Questo l'hai lavato male? No, è... Sei riuscito? Pizzette a gentile richiesta di Dani. Patatine al lime e pepe rosa. Sono buonissime queste. Buonissime. E poi abbiamo preso anche un altro gusto che testeremo live. Ed è paprika e mango. Voi le avete mai provate? Non sarà la prima volta. Facciamo il taste test in questo momento. Sembra un piatto thailandese. Però sono buone. Non so quando si è fermata la registrazione, che non avevo più memoria. Comunque sono abbastanza buone. Prego, Tiago. Ok. Poi basta. Questo. Abbiamo qualcosa da bere, la Fanta. La Fanta abbiamo. La birra. La birra per Daniele, per me no. Thanks. Daniele ha anche comprato le caldarroste express. Le puoi mangiare già pronte. Cioè, io non ho parole. Chi può comprare? Secondo me solo tu compri queste cose. No, ti giuro, sono buonissime. Va bene, adesso provo pure questa. Perché di solito le caldarroste mi piacciono, però confezionate. Vai. No, sono buonissime. Sono identiche. Questa è davvero una caldarrosta express. Sono di sedino, tu la mangi? Vai. Forse sono da scaldare. Sì, si scaldano, ma sono buone. Sono identiche. Ok, posso dire il mio parere o no? Scusate, non sì, ma questo ragazzi, le avete mai mangiate? Sono identiche a quelle vere. Sì, dai, però un pochino da scaldare. Alla fine. Esatto, alla fine. Alla fine si sente. E Tiago invece per il dolce ha portato questo. Che però ha cambiato, non ha fatto più le stelle di pane, bensì la torta cacao. Cacao torta. Tipo la Zaffa torta questa. Bella. Ok. Oddio, è rimasto lì. Sono serrec. Sì. Allora, siamo qua riuniti dopo aver cercato tutto questo parcheggio in Tiago. Questa zona, perché come sapete Milano è un po' affollato, un po' difficile per i parcheggi, ma ce i miei amici fatta. Su consiglio di Dani appunto mi hanno seguito per un tratto, poi però mi hanno abbandonato giustamente per preparare quello che adesso avete visto già qua prima. L'hanno già visto, non lo ricordo. So, comunque tu rimostra. Eccoci. E adesso facciamo un piccolo. Siamo pronti ad un brindisi. Un brindisi di inaugurazione ufficiale della mia casetta. Ma è vetro o plastica? È vetro. Ah. Perdonate le mie condizioni. Non ho più il rossetto sulle labbra. Abbiamo mangiato un sacco di cose. Alla fine abbiamo tirato fuori anche la torta. Quindi abbiamo mangiato tantissimo e alla fine non siamo neanche usciti a mangiare, ma siamo stati qui in casa a mangiare le cose che avevamo preso al supermercato. Comunque io vi mando anche la buonanotte perché sono le 00:05. Non si vede mai lo schermo ogni volta che ve lo mostro. Comunque è mezzanotte ora e 6. Adesso andrò in bagno a struccarmi, lavarmi il viso, mettermi in pigiama. Tra l'altro ho scoperto che questa maglia con la luce si illumina, perché dal vivo, oh mio Dio, dal vivo questa scritta è praticamente nera, cioè neanche leggermente colorata come la vedete voi. E poi se viene illuminata non si vedrà mai, infatti non si vede. Ma vabbè, comunque ecco, se viene illuminata è tutta arcobalenata. Così, volevo farvelo sapere a caso. Non si capisce neanche.
fa niente, un big fail, anzi un epic fail. In ogni caso, vi mando la buonanotte. Sono stata molto felice di aver avuto i miei primi ospiti a cena, anche se non era proprio una cena, visto che non ho il tavolo. Non vedo l'ora che arrivi e non vedo l'ora anche di sistemare finalmente il mio studio, così poi potrò iniziare a registrare tanti video sia per Instagram che per YouTube con la postazione fissa. In sottofondo c'è la lavatrice. Comunque ci sono sempre rumori strani durante i miei vlog. Questa casa è sicuramente più rumorosa della mia casa con i genitori perché è più piccola, quindi i rumori si sentono tutti nella casa, però per fortuna di notte è molto tranquilla e infatti non vi ho più parlato dal mio primo giorno e la mia prima notte qui nell'appartamento, e devo dire che la prima notte e anche quelle successive sono andate molto bene. Mi sono trasferita martedì e oggi è sabato, quindi sono passate notte di martedì, di mercoledì, di giovedì e di venerdì. Ho fatto 4 notti già qui, questa è la mia quinta, e devo dire che è abbastanza tranquillo. Sì, è un pochino più rumoroso di dove abito io, perché io appunto, come vi ho detto, sono in mezzo alla natura con i miei genitori, a casa dei miei genitori, quindi qui ovviamente qualche macchina si sente, qualche autoambulanza si sente, però anche i vicini, essendo in un appartamento e non più in una casa da sola, anche i vicini sono abbastanza silenziosi e non ci sono rumori strani o allarmanti. Sono molto tranquilla e non pensavo di affrontare questa nuova situazione con così tanta calma, ma ne sono molto felice perché la sto vivendo molto bene. E arrivata al mio quarto, quinto giorno a vivere da sola, posso dire che effettivamente la solitudine vissuta in una casa dove sei l'unica è diversa rispetto alla solitudine vissuta nella casa con i tuoi genitori, perché comunque se hai voglia di vedere qualcuno basta che esci dalla tua camera e trovi una sorella, un fratello, un genitore, mentre qui sei veramente solo tu a vivere nella casa. E quindi appunto oggi che sono arrivati i miei amici a trovarmi sono stata molto felice, perché comunque capisco anche che ho più bisogno di vedere le persone. Per me è una cosa molto importante, perché ve l'ho già detto molte volte, sono una persona abbastanza introversa, quindi spesso preferisco rimanere magari per conto mio piuttosto che uscire. E invece, avendo tanto tempo a disposizione, vivendo da sola con me stessa, poi ho molta più voglia di uscire e vedere le persone. Infatti oggi sono molto felice di aver organizzato questa cosa con i miei amici e non vedo l'ora di ospitarne altri o di andarne a trovare altri. E niente, quindi ovviamente ci vedremo molto presto con un altro video, con un altro vlog, anche perché si sta sempre di più avvicinando dicembre e io non vedo l'ora di decorare la casa a tema Natale e soprattutto di fare l'albero di Natale qui in salotto. Quindi vi mando un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un altro vlog e buonanotte. Ciao.